Attenzione, stanotte nella Commissione Bilancio della Camera dei Deputati hanno approvato un emendamento che spiega bene qual è il piano del governo Meloni contro il reddito di cittadinanza. L'emendamento è stato proposto da Noi Moderati, la forza politica di Toti e di Maurizio Lupi, e prevede che si decade, cioè si perde il reddito di cittadinanza se si rifiuta la prima offerta di lavoro, qualunque offerta di lavoro. La legge già oggi prevede che si perde il reddito di cittadinanza se si rifiuta un'offerta di lavoro congrua. Congrua significa che questa offerta di lavoro deve prevedere una paga del 20% più alta rispetto a quella percepita nell'ultimo mese, che deve essere un posto di lavoro situato a non più di 80 km di distanza dal luogo di residenza o comunque raggiungibile in non più di 100 minuti utilizzando i trasporti pubblici, e che debba essere un lavoro conforme alle esperienze e alle competenze acquisite fino a quel momento. L'emendamento di Noi Moderati invece sovverte il quadro. Si perde il reddito di cittadinanza se si rifiuta qualunque offerta di lavoro. Che significa in concreto? Che se oggi sei un percettore di reddito che ottiene 400 euro al mese e magari vive a Palermo e ti sei formato come saldatore, perdi il reddito di cittadinanza se rifiuti un'offerta di lavoro, ad esempio, di 400 euro a Trento per un contratto di 2 mesi. Questo emendamento, secondo me, spiega benissimo qual è il vero fastidio che le destre e una parte dell'imprenditoria di questo paese provano nei confronti del reddito di cittadinanza. Perché quello che loro veramente non sopportano è il fatto che i percettori di reddito oggi possano sottrarsi al ricatto di quelle offerte di lavoro che prevedono paghe da fame, zero diritti e super precarietà. Oggi i percettori di reddito possono dire no. Con l'approvazione di questo emendamento saranno invece costretti a dire sì e ad accettare qualunque lavoro, a qualunque condizione, in qualunque parte del paese, perché la pena è essere costretti di nuovo alla fame. Quello che serve al nostro popolo in realtà è esattamente l'opposto. Servirebbe innanzitutto un rafforzamento del reddito di cittadinanza, perché deve raggiungere quelle sacche di povertà cui oggi purtroppo non arriva perché è stato scritto male. Serve un salario minimo di almeno 10 euro l'ora, perché bisogna dare un minimo di dignità ai milioni di lavoratori e lavoratrici che producono ogni giorno un'enorme ricchezza di cui però non usufruiscono se non in minima parte. Servono più controlli, in particolar modo da parte dell'ispettorato, perché vanno salvaguardate le condizioni di salute e sicurezza, nonché il rispetto dei contratti di lavoro. E serve soprattutto una politica industriale di ampio respiro, perché non possiamo continuare a inseguire le grandi multinazionali promettendo soldi, incentivi, regali, aiuti, li chiamino come vogliono. Serve una politica industriale in cui lo Stato si faccia attore chiave e che possa disegnare le traiettorie del riscatto futuro della nostra gente e del nostro paese. Serve investire cioè in quei settori ad alto valore aggiunto. Serve pensare ad una vera transizione ecologica che non sia un regalo alle multinazionali, ma che serva a salvaguardare l'ambiente e contemporaneamente a costruire un futuro dignitoso per la maggioranza della nostra gente. Questa è la politica che servirebbe, della politica che non vedete da questo governo delle destre.